Ancora loro, ancora i Led Zeppelin a incasinarci la vita ritmicamente, ma perché è così difficile su questo brano entrare correttamente a livello ritmico? Ma perché così tante persone sbagliano questa parte? Devo ammettere che anch'io, pur avendo ascoltato questo pezzone miliardi di volte, per lungo tempo sono stato piuttosto confuso sul timing di questo ingresso. E non è certo la prima volta che i Led Zeppelin ci fanno impazzire dal punto di vista ritmico, come è stato nel caso di quel video che ho fatto su quella particolare parte di Stairway to Heaven che in effetti fa impazzire veramente tantissimi. E questa volta la colpa è del buon John Bonzo Bonham che ci destabilizza già dall'inizio. Tu puoi anche impararti tutti i riff della canzone perfettamente. Se però sbaglia ad entrare all'inizio, ma oggi andiamo finalmente a capire come entrare correttamente in questo brano, non mi resta che invitarti a plettrare un bel like se ti sarà piaciuto questo video, a lasciare un commento qui sotto e scaricare lo spartito tab della parte di brano che vediamo in questo video, il collegamento qui in alto o in descrizione del video qui sotto. Ma ora cominciamo. Bene, andiamo ad ascoltare e analizzare la parte e capire perché ci confonde. Si tratta di un ritmo strano, di un ritmo dispari per esempio? In realtà no, è un normalissimo tempo 4 quarti. E allora dove sta il problema? Quando succedono queste cose, nel 99% dei casi, sbagliamo ad ascoltare la parte. E in particolare il nostro orecchio individua nel modo sbagliato l'inizio della sequenza ritmica. Il nostro orecchio infatti tende ad associare alla prima nota che sente l'inizio della misura, quindi il battito del primo quarto della misura. Ma non è detto che sia così. Venendo alla nostra parte, è davvero la prima nota che sentiamo a coincidere con l'inizio della misura? Ascoltiamo. Per capire è necessario mettere la parte su metronomo. Riascoltiamo. Beh, se la pensiamo in questo modo, quindi con la prima nota di batteria che casca sull'inizio della misura e quindi sul click del metronomo, la parte non ha mai significato. Infatti, quando parte il groove di batteria su cui ci dovrebbe essere il riff di chitarra, la batteria risulta addirittura in levare rispetto al metronomo. Ascoltiamo. Come senti la batteria completamente spostata in levare rispetto al metronomo. Ma quindi cos'è che ci frega? È la cosiddetta parte fuori battuta. Infatti all'inizio di un brano ci può essere una parte della durata inferiore ad una battuta che anticipa il vero inizio del brano. Ci possono essere quindi due o tre note che anticipano il vero inizio del brano ed è quindi necessario aggiungere una sorta di battuta numero zero per inquadrare queste note. E lo puoi vedere spesso all'inizio degli spartiti. Ecco, in questa parte i primi tre colpi di rullante che sentiamo hanno proprio questo ruolo, quindi è sbagliato concepirli come inizio della misura, ma vanno messi fuori battuta. Quindi se noi andiamo a prenderli, a cancellarli letteralmente dalla parte e poi a spostare quindi ciò che rimane in battere, ecco che ci avviciniamo un po' di più al ritmo corretto. Beh, ora la parte comincia ad avere molto più senso ritmico, no? E anche quando parte il groove di batteria in senso stretto, la parte è corretta e in battere. E scopriamo quindi che la prima vera nota della sequenza ritmica è la quarta nota originaria. E per reinserire le tre note che abbiamo tolto, le dobbiamo mettere all'inizio fuori battuta, così. Vedi che ora queste tre note sono prima dell'inizio della misura stessa. Sentiamo come suona. Quindi questi saranno gli ultimi tre ottavi della nostra battuta numero 0 e scopriamo anche che la prima di queste tre note casca in levare e non in battere. Questo non è un dettaglio. Se facciamo l'errore di considerarlo in battere anziché in levare, come abbiamo visto all'inizio, tutta la parte si sposta di un ottavo e per forza che poi si incasina. Ecco, nel brano non ci sono le classiche quattro bacchette di batteria iniziali, come succede dal vivo, che ci aiutano ad entrare nel tempo. Il classico 1, 2, 3, 4. Ma se ci fossero, cosa dovremmo fare? Partire dopo la quarta bacchetta, andiamo a sentire cosa succederebbe in questo caso. Beh, come
come vedi, ancora come all'inizio abbiamo fatto l'errore di considerare la prima nota di rullante come l'inizio della battuta, come vedi qui, no? Dopo le quattro bacchette abbiamo la prima nota di rullante che casca in battere sull'inizio della misura. Ma quindi come dovremmo fare? Dobbiamo innanzitutto considerare la versione corretta, quindi la misura numero 0 con la parte fuori battuta, e dovremo poi aggiungere soltanto tre bacchette all'inizio in questo modo nella parte vuota della battuta, di modo da avere poi dopo l'ultimo quarto occupato dalla parte di rullante. Andiamo a sentire. E in questo modo tutto funziona perfettamente, quindi scopriamo che la nostra parte di rullante fuori battuta parte in levare del terzo quarto, quindi in levare dopo la terza bacchetta. Ma visto che arriviamo magari da tanti anni di ascolto scorretto, può non essere semplice correggere il nostro orecchio. Come si fa? Un modo potrebbe essere quello di ascoltare in loop, in sequenza continua, la parte corretta. E allora possiamo prendere l'intro di batteria senza la parte fuori battuta e ascoltarlo in sequenza continua, così. Magari contando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beh, se ancora non ti funziona e fai fatica a capirlo, tra poco ti fornirò un trucco abbastanza illuminante per chiarirti le idee. Prima di farlo ti ricordo che se vuoi puoi studiare chitarra con me attraverso i miei corsi online. Ci sono corsi per tutti i livelli e su tutti i generi musicali. Ad esempio, se ti piace il rock ti consiglio il mio corso Rock Intermedio, che tratta tutte le tecniche più interessanti per suonare rock dal punto di vista sia ritmico che solista. Ma ora continuiamo. Ma veniamo all'espediente di cui ti parlavo. La verità è che noi chitarristi, diciamocelo, siamo abituati ad ascoltare solo la chitarra, ce ne freghiamo degli altri strumenti, quindi un esempio chitarristico forse ci può essere più utile. Tutti abbiamo presente il classico intro di Johnny B. Goode. Perché ti cito questo pezzone di Chuck Berry? Beh, perché c'è esattamente lo stesso espediente ritmico, quindi le prime tre note che sentiamo sono fuori battuta e il vero inizio è la quarta nota. Quindi queste prime tre note servono solo per introdurre e il vero inizio ritmico è questo. Non riesci a sentire ancora la similitudine tra queste due parti? Facciamo un esperimento, andiamo a registrare la parte di chitarra esattamente sopra la parte di batteria e vediamo se coincidono. Andiamo a risentire. Beh, come senti, le due parti coincidono perfettamente, ma non solo, ogni singolo elemento lo fa, perché le prime tre note di chitarra coincidono con i primi tre rullanti, tutta l'introduzione di chitarra coincide con l'introduzione di batteria e quando parte il groove di batteria ci troviamo all'inizio dell'assolo di chitarra che fa così. Perfettamente sincronizzati. Il consiglio che ti do è quindi riascoltare tante volte la parte di batteria cercando di associare quei primi tre colpi di rullante alle prime tre note della nostra Johnny B. Goode, che è una parte che abbiamo nell'orecchio ritmicamente, quindi associare a qualcosa che conosciamo per raddrizzare il nostro orecchio dal punto di vista ritmico. Bene, abbiamo sciolto un altro nodo dei nostri amati odiati Led Zeppelin, e chissà che John Bonzo Bonham non abbia sentito proprio Johnny B. Goode come ispirazione per la sua parte, visto che ritmicamente identica il brano era precedente. Ma questo non è l'unico brano a presentare questo tipo di problematica in cui l'orecchio fa fatica a trovare il giusto timing. Ce ne sono altri che confondono il nostro ascolto. Bene, scrivetemi quelli che vorreste vedere analizzati prossimamente nei commenti qui sotto. Noi ci rivediamo invece nei prossimi giorni con altre lezioni su altri aspetti didattici legati al mondo della chitarra. Ciao, a presto! Come continuare adesso? Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su tutte le mie nuove lezioni. Clicca qui e scopri le mie lezioni già fatte e i miei corsi completi. Clicca qui. Ti aspetto. Ciao!